Ecco, in realtà ve l'ha svelata lì la breve sigla di introduzione, una bellissima novità. Io ringrazio la scrittrice Silvia Alonso che ci terrà compagnia da oggi per i prossimi mesi con questa iniziativa culturale che ha chiamato il Calenda Libro, e credo che miglior nome non potesse darglielo. Sarà, pensate un po', l'oroscopo dei libri per ragazzi. Quindi parliamo di cultura, di letteratura, soprattutto per la fascia di utenti, di giovani lettori. Lo facciamo con Silvia Alonso, che parte proprio con il primo segno zodiacale di questo periodo e con ovviamente relativa proposta letteraria. Sentiamo insieme. Buongiorno amici di Well TV Channel, da Silvia Alonso, e benvenuti a questa nuova trasmissione, il Calenda Libro, ovvero l'oroscopo dei libri per ragazzi. Saranno 12 incontri, uno ogni due settimane, dove io abbinerò un segno dello zodiaco ad un libro che non può mancare nella nostra libreria per ragazzi. E siamo a giugno, in piena fioritura, in pieno rigoglio della natura. Quale migliore occasione per parlarvi di uno dei miei autori preferiti, Luis Sepúlveda, storia di una gabbianella e del gatto che lo insegnò a volare. Fa parte di una trilogia molto famosa e questo è il suo più grande capolavoro, sicuramente più conosciuto. Perché lo ha abbinato, ho scelto di abbinarlo al segno dei gemelli? Perché i protagonisti delle storie di Sepúlveda, che sono dei mini romanzi, sono sempre scelti in coppia e sono degli animali. In questo modo Sepúlveda si inserisce nella tradizione classica delle favole di Fedro e di Esopo, ma anche di Jean La Fontaine, dando un pizzico di innovazione. I nostri amici animali sono sempre portavoci di valori, e in particolare in Sepúlveda l'insegnamento è quello di superare la reciproca natura che spesso li renderebbe tra di loro ostili, perché molto differenti, e il collante sarà l'amicizia e dei valori, dei segreti da scoprire di volta in volta. In questo caso per la gabbianella e il gatto sarà proprio l'amicizia e un patto che il gatto e la gabbianella stipuleranno. Io amo Sepúlveda perché lui usa una prosa poetica, un dettaglio fortemente concentrato sul mondo della natura, che ci insegna a vedere il mondo con gli occhi dei nostri amici animali, come se fossimo loro. Infatti loro siamo noi e noi siamo loro. E soprattutto una sensibilità per il tema ecologico. Questo lo rende molto moderno, molto attuale e imperdibile. Ci avvolge con la sua prosa poetica e lo raccomando particolarmente prima di dormire, perché ci può accompagnare nel sonno. Ma entriamo subito nel cuore della narrazione. Siamo poco distanti da Amburgo, nel Mare del Nord, è uno stormo di gabbiani cappeggiato dalla gabbianella volalto nel cielo. La gabbianella, per nutrirsi di una ghiotta ringa, mette il becco nel mare e a questo punto accade l'inevitabile. Le sue ali vengono invischiate, si trovano invischiate dal petrolio, che è un nemico mortale non solo per l'inquinamento, ma proprio perché impedisce ai nostri amici volatili di volare, appesantendone le ali. Con uno sforzo estremo si avvicina al sole per sciogliere il grasso, ma a questo punto si ritrova da sola. Arriva allo stremo delle forze, per fortuna, nella poco distante capitale Amburgo, che è la città delle favole con le sue guglie leggendarie, i suoi tetti e i suoi campanili, dove ad attenderla c'è un personaggio sui generis molto particolare. È il secondo protagonista del nostro libro, Zorba il gatto, un nome, un programma. La gabbianella deve deporre l'uovo prima di spirare. Il gatto si vedrà sorpreso nel vedersi di fronte un gabbiano e supererà il suo istinto animale felino, anzi stipulerà un patto, aiuterà la gabbianella a deporre il suo uovo prima di spirare e prometterà di prendersi cura del nascituro.
grazie all'aiuto dei suoi amici, che ci riporta in qualche modo alla filmografia e all'animazione di quando eravamo bambini. Mi riferisco agli Aristogatti. Ogni gatto amico di Zorba è caratterizzato da caratteri molto peculiari, e in particolare lui ha come amici il colonnello, che è un gatto anziano, esperto del porto, e il gatto di Dero, che è il gatto saggio, intellettuale. Sarà grazie al loro aiuto che Zorba porterà a termine la sua missione, che è quella di insegnare al piccolo gabbiano a volare. E un libro che è una poesia, è una coccola che ci avvolge con la sua prosa poetica e che ci insegna a superare i nostri limiti, andare oltre grazie a dei valori intramontabili. Ecco perché io amo moltissimo Sepulveda. Allora, io vi ringrazio per l'attenzione. Se vi è piaciuta questa puntata, vi invito a visitare il mio canale YouTube Silvia Alonso, Silvia Alonso Writer, e la mia pagina di Facebook, a iscrivervi per vedere anche gli spin-off in cui parlerò di Sepulveda e di altri libri interessanti. Ma soprattutto vi invito a guardare il prossimo episodio. Vi do appuntamento tra 2 settimane per il nostro calendalibro, per scoprire quale sarà il prossimo segno dello zodiaco e il prossimo libro che ho scelto per voi per la libreria dei nostri ragazzi. Mi raccomando, un forte abbraccio e un saluto da Silvia Alonso. Siamo noi, Silvia, che ringraziamo te per questi consigli letterari. Hai portato un bel sorriso e tanto sole in studio, e ti diamo appuntamento, ti aspettiamo tra 2 martedì. Grazie ancora alla scrittrice Silvia Alonso, e mi raccomando, rimanete ancora lì.